Salvatore, e oggi voglio fare un video dell'ultimo dell'anno. Questo sarà l'ultimo video dell'anno. Ragazzi, questo 2020 purtroppo non è andato tanto bene perché è venuto questo virus e ci ha sconvolti un po' a tutti, psicologicamente e in tutti i suoi modi, economici e tutto il resto. Purtroppo questo 2020 si è portato via molte persone care, vi faccio un accenno come Maradona e Paolo Rossi, dei grandi campioni. Purtroppo non dobbiamo pensare in tristezza perché pensiamo in positivo. Adesso io voglio fare un video dove voglio concludere quest'anno benissimamente. Ragazzi, in questo video dobbiamo riflettere tutte le cose negative che abbiamo avuto in questo 2020, perciò questo virus che se ne deve andare, perché come è venuto così se ne deve andare. Noi pensiamo in positivo, speriamo che il 2021 andrà tutto bene e un appello, ragazzi, comunque non ci dobbiamo scoraggiare in questo 2020 perché sono uscite molte cose buone. Questi mesi della quarantena sono stati molto brutti, però ci hanno aiutato a riflettere, a apprezzare le cose belle, perché noi ci giravamo attorno a queste cose belle e non le apprezzavamo. Adesso che siamo stati chiusi dentro per molto tempo e dopo siamo usciti, vi siete accorti che la vita è stata più bella? Voi avete incominciato ad apprezzare pure una minima cosa, pure un rumore di di qualche cosa, no? Di un treno, qualcosa, ed era bello. Invece prima stavamo nel pallone, pensavamo solo a fare soldi e non apprezzavamo le cose buone. Ragazzi, comunque ci sono stati molti anni peggiori di questo, andando indietro. Noi abbiamo avuto quattro pandemie, come la peste, il vaiolo, la spagnola, il colera a Napoli, e adesso per chiudere il coronavirus. Però io credo che questa brutta esperienza svanirà, come è venuta se ne dovrà andare. Hanno detto che ci voleva 2 anni per togliersi questa malattia. Io spero che si toglierà più presto, perché loro, nemmeno loro sanno quanto, certe cose le dicono per dire, però loro non la conoscono proprio questa malattia. Diciamo che adesso fanno fatto il vaccino, però solo Dio sa quando si leverà questa pandemia. Ragazzi, io voglio dire una cosa, a me mi è sempre piaciuto sparare i fuochi d'artificio, però quest'anno, per rispetto delle persone che non ci sono più, io non le sparerò. Anzi, hanno detto che molti di loro metteranno dei palloncini, faranno volare in cielo, come queste anime che se ne sono andate. Ragazzi, io vi devo dire, io vi dico soltanto una cosa: adesso non pensiamo più, non siamo più tristi. Pensiamo a stasera che andiamo a fare il cenone di Capodanno. Io mi mangerò tutto quello che trovo perché mi piace tutto, mi farò una bella bottiglia di vino. E dopo aspetterò la mezzanotte e concludo questo video, dicendo a voi: mettete un bel mi piace, vi raccomando, mangiate moderati e non bevete molto e gustatevi tutto il piatto che vi porta la vostra mamma davanti. Ragazzi, comunque vi dico una cosa, iscrivetevi e condividete e commentate. Se ho detto qualcosa che non va, commentate. Ci vediamo al prossimo anno. Auguri di buon Natale, buona fine e buon principio. Ciao a tutti.